Buonasera a tutti, mi chiamo Sara Ferranti e sono una giornalista di Rimini. Insieme alla mia collega Irene abbiamo creato un blog culturale che si chiama Zonzo e inoltre scrivo per varie testate giornalistiche. Nella mia carriera ho intervistato tanti artisti ed oggi la nostra attenzione è andata verso Sergio Casabianca, che è qui con noi. Sergio è un grande cantautore. È romagnolo e ci sta tenendo compagnia su Facebook anche in questi momenti un po' bui, sia con la sua musica che con la sua simpatia. Ma sappiamo che Sergio è tanto altro, non è solo questo, e quindi oggi siamo qui per dare luce a questo suo bellissimo lato. Ciao Sergio. Ciao Sara, ciao, ciao a tutti, ciao ragazzi, come bene, com'è? Tutto a posto? Tutto a So posto. che sei, dove sei? A Pistoia in questo momento, dove sei? A Pistoia. Sono a Pistoia. Come va la situazione a Pistoia? Diciamo sicuramente meglio che in Emilia Romagna, anche Ah, se siamo nella provincia più colpita della Toscana, quindi bene. sì. Alcune notizie dicono addirittura che il vino uccida il coronavirus, quindi voglio dire, bisognerebbe dire ragazzi, beviamo più vino. No, no, sto scherzando, è una notizia che mi hanno mandato stamattina, ma sai, ne arrivano di baggianate. Comunque, grazie di questa, dell'intervista e anche di questa opportunità. Poi, insomma, sono contento della collaborazione che ho con te, con i tuoi collaboratori, con la tua collaboratrice e con questo tuo blog nuovo. A Zonzo, che mi auguro possa veramente andare come tu desideri. Grazie Sergio. E, come dicevo prima, tu in questo periodo ci stai tenendo compagnia su Facebook con le tue dirette, però oltre a questo tuo aspetto così ironico, simpatico, scanzonato, che investe subito poi chi ti incontra per la prima volta, io so che tu componi e scrivi pezzi profondi importanti che trattano argomenti anche molto delicati di un certo spessore. So anche che avevi in programma l'uscita di un album inedito che vedremo poi ad emergenza passata. E in questo album è contenuta una canzone che oggi presenterai al pubblico dopo che l'hai fatta ascoltare a Sanremo Doc il 4 febbraio e che ha Esatto. informato tutte le associazioni che lavorano per la sensibilizzazione dell'Alzheimer. Esatto. Ti puoi raccontare un po' questo lato di te? Sì, allora, intanto hai anticipato di questo album che uscirà e che io, cioè, diciamo così, al momento doveva uscire un singolo, quindi certamente un singolo uscirà, però poi, sai, in questo periodo dove siamo tutti un po' fermi, tutti un po' preoccupati, quindi uno ha anche più tempo di riflettere. Sono nate anche delle altre cose, sono nate delle altre canzoni, insieme alla band delle Gocce. Io in questo momento chi arrangia i miei brani sono Francesco Montesi, Filippo Montesi, che suonano con me, a qualcosa anche Michele Scarabattoli, che l'altro è di Perugia, quindi un toscano anche lui. No, Perugia non è in Toscana, cosa sto dicendo? Non è in No, Toscana, ho preso in Umbria. Vabbè, comunque siete vicini. E allora hai anticipato che forse ci sarà questo album, ed è vero. Allora, la canzone di cui tu parli, il brano si intitola appunto Chi sono io, ed è un brano che parla e tratta della malattia dell'Alzheimer, una malattia che purtroppo colpisce le persone sempre più, anche sempre più giovani, e che in questo momento, diciamo così, come dire, spaventa anche un po' perché non la si conosce come malattia. Però prima tu, per rispondere a quello che dicevi prima, dicevi sì, a me piace, mi piace fare sia ironia che riflessione, cioè mi piace variare un po' a 360 gradi. È vero, io sono felice perché sono stato uno dei primi sul web, almeno così credo, lo garantisco. avendo messo Tani Modi insieme a Marco Moretti, avendo fatto questo spettacolo. E poi quindi mi piace cercare di tenere compagnia alle persone, a volte con delle cose più ironiche, a volte con delle canzoni, a volte con delle poesie. Insomma, mi piace tenere, sperando che la gente non si stanchi, perché poi a un certo punto finisce tutta questa emergenza e uno dice, va, Casabianca, basta, l'abbiamo visto tante quelle volte, basta che non lo vediamo più. Mi auguro che non sia così, insomma. Però è tutto vero riguardo a questo album, che però è una sorpresa che stiamo preparando. Ecco. Allora, la canzone io l'ho ascoltata, ho avuto il piacere di ascoltarla anche prima di tutti gli altri e ti avevo detto quando ci siamo viste che mi era piaciuta tantissimo e mi Sì. piacerebbe che tu raccontassi come è nata l'idea, come è nata questa canzone e soprattutto anche con chi hai collaborato.
Bene, allora, l'idea, allora, a noi era nata l'idea del progetto, cioè nel senso, io 20 anni fa ho fondato un'associazione che si chiama Una Goccia per il Mondo, 2 anni fa invece un'associazione che si chiama Sorrido Libero, sono due cose un po' diverse. Una è un'associazione, una Onlus, che si occupa esclusivamente, prevalentemente di volontariato, l'altra invece è un'associazione che si occupa più di cultura, cioè organizza eventi culturali, spettacoli, manifestazioni, insomma una cosa un po' diversa. Diciamo che noi per un anno, 2 anni abbiamo sostenuto un progetto per l'associazione Una Goccia, seguito dall'associazione Una Goccia per il Mondo, che si chiama Sosteniamoci, dare un aiuto alle famiglie in difficoltà, ok? Questo progetto, che è andato benissimo, ha raccolto in 2 anni quasi 8.000 euro, e quindi che sono andati totalmente, cioè non sono stati presi dei soldi o le classiche spese o percentuali di niente, totalmente alle famiglie in difficoltà sul nostro territorio. Quindi poi c'è nata l'idea del progetto Alzheimer, perché io insieme a degli amici, insieme ad altre persone, vado a fare animazione ai centri anziani e lì incontro molte persone malate d'Alzheimer. Poi ho visto un film che parlava d'Alzheimer, poi diciamo così, persone anche a me vicine, qualcuno a me vicino che è stato preso da questa malattia, Alzheimer. Insomma, poi arrivava sta parola Alzheimer, ho visto un documentario, insomma, Alzheimer, e io ho detto, ok, facciamo un progetto, facciamo una cosa, che quest'anno, 2020, tutti i fondi raccolti durante i miei concerti, i nostri concerti, i miei collegocci o anche i miei spettacoli da solo in teatro, andranno a favore di un progetto legato all'Alzheimer, andranno a favore di Alzheimer Rimini, dell'associazione Rimini Alzheimer, scusate. E questa è una decisione presa insieme ai collaboratori di Sorrido Libero. Dopodiché cosa succede? Una mattina mi telefona un certo signore attore che si chiama Marco Magnani, un attore, Marco Pier Giulio Magnani, un attore molto bravo, che mi dice: ciao Sergio, ho scritto una canzone sull'Alzheimer. Cazzo, cioè proprio, voglio dire, sai quando quelle cose ti arrivano, bombo, che le devi fare? Ho sentito il brano che Marco ha scritto, mi è piaciuto, abbiamo messo mani su questa canzone, cambiando delle parole, insomma, modificando delle cose. Abbiamo preso il brano, dato a Francesco Montesi, che lo ha arrangiato, siamo andati in studio ed è nata questa canzone, Chi sono io, che secondo me è un brano davvero molto molto bello, perché non è un brano triste, è un brano che vuol dire alle persone che anche quando ti diagnosticano la malattia, non è finita, inizia un percorso diverso, e soprattutto un brano che è utile anche per le persone che sono vicine ai malati di Alzheimer. E poi questo brano, diciamo così, ha avuto anche un video fatto da Marco Baldazzi, un bellissimo video, che potrete vedere appunto venerdì sera alle 18:30, chi non l'ha già visto, al mio concerto, perché ho presentato la canzone su due miei concerti. Lo potrà vedere 18:30, venerdì sera alle 18:30 per la prima volta. Ecco. Bene, una cosa al volo. Come è stata questa esperienza a Sanremo, Doc? Ma allora, Sanremo è un posto meraviglioso. Cioè, il posto è bellissimo, c'è un sacco di gente, puoi incontrare artisti da tutte le parti, insomma, come ti giri. Io a un certo punto dovevo fare un'intervista in una radio, addirittura è arrivato, c'è Albano! E chiaramente davano precedenza Albano. Poi dovevi fare la foto, io non ho voluto fare la foto con Albano, sì, con il suo bel cappello bianco. E poi incontri questo, l'altro. È un grande mercato, sinceramente. Devo dire che è un mercato che fa la musica italiana, quindi essere lì dentro, in questo mercato, è importantissimo. Io ero in un luogo al Palafiori, dove comunque girano tanti manager, artisti, impresari, ed è stato bellissimo perché io, partecipando a questo, appunto a Sanremo Doc, con questa canzone, lì è one shot, cioè è un colpo. Però Sergio Calbianca, vai su, non hai tempo di dire tante cose e canti, quindi arrivi alla gente o non arrivi. E questa canzone arriva, e questo Sanremo mi ha dato questa conferma, se non altro. Poi il giorno dopo che ero lì è arrivato uno che mi ha detto: oh, ma tu sei quello che ieri ha cantato questa canzone, perché non partecipi oggi che c'è un festival legato a Mia Martini? Insomma, molto bello. Quindi l'esperienza sanremese, per quanto io abbia anche delle cose negative da dire su Sanremo, ma non ve le sto a spiegare oggi, credo che sia una cosa molto molto bella, un'esperienza bella da vivere. È come un grande mercato, insomma, lì bisogna tirarsi sulle maniche e andare avanti un po' a spallate.
Ok, prima dicevi nella risposta a questa domanda che la tua canzone arriva. Arriva la tua canzone, ma in realtà arrivi anche tu. Infatti, questa è un'esperienza che ho avuto io personalmente verso di te, ma non sono l'unica. Tante persone, dopo aver assistito ai tuoi concerti o averti sentito parlare in alcune conferenze, si sono sentite meglio. Ho sentito persone dire che dopo che hanno parlato con te sono riuscite a vedere dei lati positivi della loro vita che prima invece non coglievano. Anche nella tua associazione, Una goccia per il mondo, tante persone ti cercano e ti considerano, passami il termine, una specie di guru. C'è un segreto in tutto questo? No, Ce lo... beh, allora, adesso hai usato una parola, no, devo dire, adesso, diciamo, l'Associazione Una Goccia per il Mondo adesso sta andando avanti, diciamo, a delle persone, a dei responsabili validi in gamba che stanno portando avanti questa associazione, perché io mi sono dedicato più alla musica, anche se rimango comunque, diciamo così, un po' visore, non mi voglio definire supervisore, però e seguo quello che succede in Cambogia, perché abbiamo un progetto internazionale bellissimo. Allora no, mi fa sorridere perché, quando dice la parola guru, perché quando ho fondato la Goccia, a un certo punto la prima sede della Goccia era un posto bellissimo, nelle campagne di San Paolo, qua intorno a Rimini, era questa villa colonica, no? E stavamo sistemando la casa, sono arrivate diverse persone, mi ricordo in modo particolare una persona che ha detto: ciao, buongiorno, cercavo un ragazzo che aiuta le persone, e praticamente lei aveva portato la sorella tossicodipendente ormai da tanti anni, e io dicevo: no, guarda, qui io non guarisco nessuno, cioè non sono un guru. Ho detto: io posso, se posso dare una mano, lo do. Io poi ho lasciato i numeri di telefono, i riferimenti, e diverse persone mi hanno scritto come se, come dire, io potessi guarire. Io non guarisco nessuno, non sono in grado di fare questo, quindi ci tengo subito a dirlo. È vero che alcune persone mi hanno scritto anche ultimamente, ma in questi anni, e questo mi rende felice, che dicono che quando vengono a una conferenza o attraverso dei miei spettacoli sono riusciti a, come dire, a fare un passo, a trovare delle cose nuove, come dire, a trovare il coraggio di fare delle cose che prima magari non riuscivano a fare. E qualcuno si è sentito meglio, ha trovato in famiglia. Non lo so, ha trovato un equilibrio in famiglia, persone anche che, diciamo così, alcune persone che non stavano benissimo, si sono un po' sentite meglio, quindi vengono spesso ai miei concerti. Però ecco, sono parole che uno può dice, io quello che dico ci credo, cioè lo sento dentro, lo sento veramente, però non mi voglio definire poi, come dire, né guru né altro, né profeta, niente di tutte queste cose. Se poi uno mi dice: se ho il dono di saper guardare un po' oltre, ma voglio dire, un po' oltre vuol dire anche come un muratore che ti dice: guarda che se fai un muro lì, poi tira il vento, cade giù, cioè, ad esempio, se non gli metti abbastanza cemento. Io forse un minimo di sensibilità, è chiaro che penso di averla, e quindi di capire quando è il momento magari di dire una cosa. Non sempre ci si riesce. Forse questo la gente prende ai miei concerti, la capacità e l'energia che arriva nel dire le cose, e con tutti i miei collaboratori arriva questa forte energia durante i concerti, e a molte persone la assorbono più di altre, perché l'energia è fondamentale. Ecco, io credo che noi, io e tutta la mia band, e i miei collaboratori, abbiamo una grandissima energia da dare al mondo. Ecco, questa è la risposta più corretta, credo. Tu comunque sei una persona molto positiva, doni energia positiva, tu e tutta la tua band, però io conosco in particolar modo te e sei anche sempre molto sorridente. Ma Sergio, ma non ti arrabbi mai? Allora, qui tocchi un tasto un po' dolente, nel senso, beh, certo che mi arrabbio, e come tutte le persone provo dolore, provo rabbia, provo delle grandi delusioni, e quindi, cioè, voglio dire, probabilmente chi mi sta più vicino si rende anche conto di un altro mio lato. Io quando sono sul palco rido, sullo schermo rido. A volte rido di meno, insomma, per carità, però sì, dentro me c'è anche rabbia, come dentro tutte le persone, dolore, delusione, assolutamente. Cerco di esprimerlo nelle canzoni, e quindi voglio dire, questa cosa cerco di buttarla a volte nelle canzoni, a volte la esplode con mia mamma, qui ogni tanto trovo delle litigate, mamma che cazzo, faccio dei casini con mia mamma, oppure con degli amici che a volte magari non tratto bene.
nel senso che poca sensibilità, però sì, esistono questi sentimenti anche dentro di me, ma credo che il dovere di chi ha scelto una strada come quella che ho scelto io sia quello di comunque di essere il più naturale possibile, ma di avere la capacità di mettere tutto in una scatola e cercare di dare solo le cose belle quando sei sul palco, perché solo le cose positive, le altre te le devi masticare, le devi elaborare, le devi trasformare in qualcosa. A volte questa rabbia, queste delusioni, queste cose si trasformano in canzoni e quindi sono contento se le canzoni, se le persone possono ascoltare i miei brani come quello che tra l'altro come quello che ascolteranno venerdì, che non è solo mio, ma come quello che ho dato ai Nomadi o come quello o come quelli che sono nei miei in questi 6 album che ho fatto. Bene, allora io direi che a questo punto Sara, cos'è? Ci salutiamo perché so che ci rivediamo domani sera per un'altra intervistina, dico bene? Esatto. Ho soddisfatto le tue domande? Bravissimo, come sempre. Grazie, no, brava a te e ti ringrazio, grazie a tutti quelli che ci hanno ascoltato, speriamo che condividano in tanti questo lato, diciamo così, un po' più, non proprio serio, però diverso, magari qualcuno così che non mi conosce ha visto anche un'altra, ha saputo anche altre cose, magari diciamo anche che c'è il fan club attivo, quindi chi si vuole si può iscrivere al fan club e salutiamo, diamo l'appuntamento intanto a venerdì sera alle 18:30 e poi a domani sera che... Ma insomma, altre cose da chiedermi? Sono piccanti o sono... vedremo domani. Saranno vedremo, ci penserà. Comunque, Sara, intanto io ti ringrazio per questa intervista. Un buon proseguimento a te a Pistoia, in quel di Pistoia, e soprattutto in bocca al lupo per il tuo lavoro. Davvero grazie, grazie a tutti, grazie a Sorrido Libero e grazie a tutte le persone che ci ascoltano. Ci vediamo domani, intanto... E che mi piace questo preludio a questa canzone che, come dire, che è Chi sono io, che è una canzone molto importante, è un pezzo molto bello, invito chi non l'ha visto davvero venerdì sera alle 18:30, che poi c'è una sorpresa, Sara. Sì. E venerdì sera la canzone sarà anticipata da, saremo tutti noi delle gocce, tutti noi della band, insieme a presentare un po' questa cosa, ok? E crepi... In bocca al lupo anche a te, ci vediamo domani sera. Crepi il lupo domani sera, un abbraccio a tutti, ciao, buona vita a tutti intanto, ciao! Ciao Sergio! Ciao ciao!